Ciao a tutti, faccio questo video fresco fresco, proprio ieri sera ho visto i Pantera in questa tournée che hanno fatto mondiale, ieri sono passati per Bologna e quindi ci tenevo, visto che i Pantera sono uno dei gruppi che più mi hanno influenzato e che più ho adorato e adoro tuttora, insomma dire due cose sul concerto di cui se ne è parlato tanto, hanno cominciato da subito a rompere le scatole, accusando Phil Anselmo di fare una manovra, diciamo, riattivando il marchio Pantera, non proprio morale, eccetera, eccetera, sono state dette un sacco di cose, quindi dopo aver visto il concerto vorrei condividere la mia opinione su questo evento, quindi sigla e poi parliamo, vi dirò un attimo la mia sul concerto che ho visto ieri sera di Pantera a Bologna. Tom, you! This is jazz, jazz. Ieri ho assistito a un evento che per quelli della mia generazione è stato un regalo, cioè poter rivedere i Pantera comunque suonare, insomma, in un modo qualitativamente più che accettabile, risentire quel suono su un palco, rivedere Phil Anselmo, rivedere Rex Brown, oltre ai due musicisti che li hanno accompagnati in questa tournée, che sono Zakk Wylde, Charlie Benante, batterista fra gli altri anche degli Anthrax. Insomma, è stata una bellissima esperienza. Partiamo dal presupposto che, come palese nel concerto, il live non è propriamente un live dei Pantera, nel senso che si tratta ovviamente di un'operazione nostalgia, nel senso che quello che cercano di fare è riportare questo suono sul palco. Il gruppo non è più quello, Vinnie Paul e Dimebag Darrell ovviamente non ci sono, e questo è chiaro per tutto il concerto, non è che si cerca di riaccendere, ridar vita ai Pantera, che ovviamente sono morti, questo è il punto, ma questo si evince molto bene dal concerto, dove c'è una parte poco dopo metà del concerto di ricordo di Vinnie Paul e Dimebag Darrell molto sentita, quasi da lacrimuccia, in cui vengono fatte vedere immagini dell'epoca, e in più il gruppo alla fine canta, suona Caravan dei Black Sabbath, quindi è tutto molto chiaro per come è impostato lo show. È un'operazione nostalgia fatta col cuore di cuore, ben accettata dal pubblico. Ieri era pieno Bologna, ma tutta la tournée hanno fatto dei super live, e quindi questo è, insomma, nulla di più, nulla di meno. Diciamo che è la cosa migliore che possiamo, è il modo migliore per riuscire ancora a vedere i Pantera nel 2023, ovviamente. Cioè, sono un gruppo che sicuramente ha provato, ha lavorato molto sullo show. Show ben impostato, i brani che dovevano fare c'erano tutti, infatti uscendo si è messi a pensare, ma qual è il brano che mancava? Nessuno, direi, cioè ovviamente i brani belli sono molto di più di quelli suonati ieri sera, però ieri tutte le pietre miliari c'erano. E Phil Anselmo in forma, data l'età e lo stile di vita, comunque vocalmente l'ho trovato molto in forma e umanamente mi pareva rilassato. Tra l'altro ieri era il giorno dopo il suo compleanno, gli hanno portato la torta sul palco, è stato, insomma, uno show mi è parso molto sentito, e la pacca c'era, differenze con i Pantera originali, insomma, ovviamente palesi. Zakk Wylde non è Dimebag Darrell alla chitarra, è un bravo chitarrista, ma ovviamente non lo è, cioè Dimebag Darrell stupiva per tanti aspetti, fra cui la precisione, il suono, eccetera. Ieri un po' questi aspetti qua sono mancati, nel senso, un bravissimo chitarrista, ma non è Dimebag Darrell. Il suono non era un granché, cioè paragonato al suono che ci possiamo aspettare da un live dei Pantera, che è molto riconoscibile, molto caratterizzante. Ecco, ieri era più confusionario, diciamo così, anche i livelli fra gli strumenti, la chitarra usciva poco, ma queste sono cose che ho provato io anche dalla posizione dove ero, nel senso, dall'alto dei miei 45 anni non sono stato sicuramente sotto al palco, me lo sono goduto in collina, a tratti anche seduto, godendomi proprio la musica e lo spettacolo, quindi da lì il suono non era perfetto, ma mi immagino anche davanti, nel senso che comunque sì,
ero sulla montagnetta, ma non così tanto indietro, diciamo, rispetto al palco. E Charlie Benante, fantastico chitarrista, l'ho apprezzato tantissimo anche nelle cose fatto con Patton durante il periodo del Covid, del lockdown. Bravissimo, anche lui forse uno dei migliori che potevano trovare per fare Vinnie Paul, ma non è Vinnie Paul, cioè quelle parti sono veramente difficili, Vinnie Paul se le era scritte addosso e quindi c'era un certo grado di ovvia imprecisione, diciamo, questo dal mio punto di vista, cioè ovviamente coi Pantera mi aspetto una performance quasi zappiana a livello di perfezione delle parti eccetera. Ecco, ieri non era esattamente così, però grande show, grande Finanselmo, grande band che mi ha portato a fare qualche riflessione mentre li guardavo. Beh, innanzitutto mi sono reso conto indubbiamente di essere invecchiato dai tempi in cui a 18, 19, 20 anni mi ascoltavo i Pantera eccetera eccetera. Siamo tutti un po' invecchiati, quello di ieri sera era in gran parte un pubblico di gente come me che adesso ha 40 o più anni e che appunto era adolescente negli anni 90. E, però devo riconoscere ai Pantera che comunque è un tipo di musica che è invecchiata benissimo, forse un pelo invecchiata peggio magari live, se dovessi prendere come riferimento ieri sera ovviamente, ma i dischi, le loro produzioni sono ancora incredibili e insomma ci troviamo davanti non semplicemente a un gruppo considerato metal, ma che per me da subito ha travalicato i confini del metal, ma a un gruppo che fa proprio parte della storia della musica, quindi quello di ieri era un evento oggettivamente con un valore insomma importante, era importante esserci dal mio punto di vista. Quindi grande concerto, non comprendo e continuerò a non comprendere tutta questa roba su Non solo i Pantera, senza i fratelli. Ieri Finanselmo ha comunque dimostrato che i brani, comunque, cioè la forza di Pantera sono i brani, e i brani comunque reggono, anche se mancava metà della band originale, quindi ne vale comunque la pena. Come è la grande musica, non è importante le persone, ma è importante la musica, quindi fatta bene, provato, A mio parere ne vale sempre la pena di andare a vedere un concerto con quel repertorio, perché non è semplicemente un repertorio, ma è il repertorio. E che dire, complimenti ancora alla band, è stato un live veramente, veramente emozionante, è stato bellissimo ritrovarsi lì a sentire quelle canzoni live. E spero che operazioni del genere, anche magari per altri gruppi che ho amato e ora non sono magari attivi, propriamente attivi, spero che operazioni del genere, se fatte con questa qualità, se fatte con questo amore, questo rispetto, possano risuccedere anche in futuro. È giusto tenere viva la musica, e, come ha detto ieri sera Finanselmo dal palco, valutando quanti li conoscevano dagli anni 90 e quanti invece li hanno conosciuti ora, è bello vedere cioè portare avanti questa musica, portare avanti questo sound, questa attitudine che è invecchiata molto meno di altre musiche della stessa epoca, che ha fatto la storia e che ci ricorda anche perché quelli della mia generazione si sono alla fine innamorati così tanto della musica. Questi erano i concerti, questi erano i gruppi, eravamo a un livello molto superiore rispetto a quello che c'è ora in generale. È stata proprio un'ondata, quella degli anni 90, in cui è stata scritta tanta, tanta grande musica. E niente, che dire. È stato un piacere, se eravate a Bologna a vederli e volete condividere la vostra idea scrivete pure qua sotto. A breve nuovi video sul canale e buona giornata.